Nel 1917 la salva dell'incrociatore Aurora annunciò la vittoria della grande rivoluzione socialista d'ottobre. Sulle tribune dello stadio i contorni delle prime centrali idroelettriche subidiche. Nel 1941 la Germania nazista aggredì proditoriamente l'Unione Sovietica. Tutti gli sportivi sovietici si levarono in difesa della propria patria. Eccoli i veterani della guerra che da Mosca giunsero combattendo fino a Berlino. Lo schieramento dei rappresentanti delle 17 squadre partecipanti alla Spartachiade. Fa rapporto l'atleta Yuri Vlasov. Il presidente del comitato promotore della quarta Spartachiade dei popoli dell'URSS, vicepresidente del consiglio dei ministri dell'URSS, Kirill Mazurov, si è congratulato con gli sportivi per l'inizio della Spartachiade. Concludendo il suo discorso, egli ha letto il testo del saluto del Comitato Centrale del Partito Comunista, del Presidium del Soviet Supremo e del Consiglio dei Ministri dell'URSS ai partecipanti alla Spartachiade. La ginnasta Natalia Kuczynskaja, campionessa del mondo, ha espresso la gratitudine al Partito Comunista e al governo dell'URSS per l'opera a favore dello sviluppo dello sport. L'onore di issare la bandiera della Spartachiade è stato concesso ai migliori atleti delle 15 repubbliche federate e di Mosca e Leningrado. Гремит оркестр, бушуют стадионы. Колонок тройных наша молодость идет. Народ веселый, смелый, закаленный. Идет в 50-й славный год. Гремит оркестр, цветут улыбки радостью. По станцам все, республик нет конца. Тебя, Москва родная, поздравляю с праздником. И отдаю. Sono in campo gli allievi delle scuole sportive primarie della capitale. Esibiscono gli studenti degli istituti superiori di educazione fisica di tutta l'Unione Sovietica. Si esibisce Zinaida Druzhinina Voronina, una delle più forti ginnaste dell'URSS. Thank you.
campo gli atleti dell'esercito sovietico. Sportivi del sodalizio Riserve del Lavoro. I rappresentanti della Dinamo. Concluso la manifestazione gli sportivi dei sindacati.